Buon giovedì 25 aprile, benvenuti a un nuovo appuntamento con Bistro. Oggi ovviamente è festa nazionale, festa importante, ma noi abbiamo alcuni ospiti che non prendono impegni il giovedì. Ve li presento, Simone Racioppo, nostro stilista, e la nostra Jessica Peacock, la fashion blogger, che non ti abbandona mai, neanche con le placche alla gola. Mai, soprattutto con le placche. Oggi abbiamo un nuovo abito di Simone Racioppo e io sono veramente felice di indossarlo perché... Simone ovviamente, oltre agli abiti da sposa, fa degli splendidi abiti da cerimonia, sempre molto eleganti, e devo dire che per quanto io con il verde non vado d'accordo, questo è splendido. Perciò insomma questa era una variazione del tema. Allora oggi, siccome è una giornata importante, è un anniversario importante, parliamo di icone della moda, parliamo di storia, perché poi si intreccia bene con questa giornata il discorso di tornare un po' alle origini, parlare della storia della moda. Lo facciamo con delle icone della moda, degli stilisti. Soprattutto, che cos'è lo stilista? Perché è una figura che comunque non ha compiuto neanche 100 anni. Non esiste da molto. Siccome poi l'orgoglio italiano arriva insomma oltreoceano, perciò noi abbiamo degli esemplari di stilisti che ci invidiano da tutte le parti del mondo, ho preparato un po' di clip, ho trovato tantissime curiosità, perciò oggi insomma anche per stupire i nostri ospiti che stanno qui, partiamo da un'intervista di uno stilista che non è per niente italiano, che è un'icona della moda, perché come icona della moda lui stesso ha un abbigliamento molto particolare e ha anche molti segreti che scopriremo insomma piano piano durante la trasmissione, insieme ad altre curiosità di altri stilisti. C'è da dire che il 2007 è stato un anno in cui si sono mossi moltissimi media per raccontare storie di stilisti, documentari su stilisti importanti. Io inizierei con uno di Karl Lagerfeld. Questa è un'anteprima del film documentario a lui intitolato. Vediamo. Il y a quand même 19 ans que j'en fais maintenant. De la photo? Ouais. On a commencé en janvier 87. À quelle occasion? Un dossier de presse. À l'époque, les photographes corrects ne faisaient pas ça. C'était ou des vraiment ringards ou des jeunes débutants. Et alors, vous savez, les dossiers de presse, ça se fait quand la collection n'est pas terminée. Donc, on avait fait des dossiers pour la couture et c'était raté 3 fois de suite. Alors, Eric Fender, le directeur de l'image de Chanel, m'a dit, écoutez, si vous êtes si difficile, faites-le vous-même. Et j'ai engagé un assistant, j'ai loué les caméras et on l'a fait nous-mêmes et c'est comme ça que ça a démarré. 6 mois après, on faisait des rédactionnels, des catalogues, de la pub et ça s'est enchaîné. Ce que j'aime dans la photo, ça évoque un instant qui est impossible à reproduire, parti pour toujours. Et il y a un côté très, je veux dire mélancolique presque, mais très éphémère, fixé dans la photo, que je trouve, c'est ça qui rend la photo attachante. Mais ça, c'est pas une certaine catégorie de photo. Autrement, c'est une image commerciale, parce que moi, j'aime la publicité. Moi, je suis photographe de publicité aussi et ravi de l'être. J'adore la publicité, j'ai toujours adoré la publicité. Si je suis pas dans la mode, j'aurais fait la publicité. Si intitola Karl Lagerfeld Confidential, tutto in francese. Lui ha iniziato come fotografo. Lui è un uomo che ha spiegato bene, se non fossi finito nel mondo della moda sarei finito in quello della pubblicità. Sempre di bellezza si parla, di perfezione, perché di arte, insomma comunque. La foto, esatto, e immaginate per uno stilista essere anche assolutamente esperto di foto, quale vantaggio possa arrecare, vero Simone? Sì, infatti giorni fa ho avuto un corso di fotografia ravvicinato, sì, sì. Per non mortificare i propri abiti fondamentalmente. Sì, Simone? Questo infatti mi è stato detto anche giorni fa a Roma, che se fossero stati per le foto che avevo inviato non ti avrebbero chiamato. No. Che strano, chissà chi te l'aveva detto già. Cosa importante che vorrei dire, avete visto Karl Lagerfeld? Ah, Peacock, che è una perfezionista. Mm-hmm. L'abbigliamento tipico di Karl Lagerfeld, la sua immagine, è un'icona? Assolutamente sì. Stravagante sì, ma nei particolari, altrimenti è un uomo assolutamente, insomma, dall'equilibrio stabilissimo e che non conosce età. Lui è sempre vestito di nero, con il colletto della camicia molto alto e il codino sui capelli rigorosamente, insomma, non so se naturali, ma mélange.
Sì. Allora, se vi andate a vedere questo documentario su Karl Lagerfeld, dovrebbe durare un'ora e mezza, nelle immagini iniziali vedrete che lui apre un cassetto dove ci sono solo ed esclusivamente accessori d'argento e lui in una mano ha una cosa come 8 anelli e anche nell'altra bracciali e collane. Prima di uscire si carica di tantissimi accessori e ha 3 cassetti solo di colletti bianchi da scegliere per indossare, perciò quella è una divisa per lui, lui esce così. L'avete visto, lui è molto bello, è un uomo alto. Com'è la forma fisica? Bella? Beh, perfetta, ma direi come quella di tutte le persone perfezioniste che lavorano in un ambito che è quello della moda, che comunque la perfezione o la tendenza alla perfezione la richiede come... Questa ho trovato una curiosità. Karl Lagerfeld si è sottoposto a una dieta molto stretta. Vede, adesso, grazie alla regia, vi facciamo vedere com'era fino a qualche anno fa Karl Lagerfeld. È dimagrito di 36 kg. Un mostro. Assolutamente grasso. Fate solo. Ma se ce n'è posso, più di una? Se posso permettermi, anche l'acconciatore è cambiato. Sì. E poi l'immagine insomma attuale di un uomo assolutamente... Prima ricordava un po' forse Onassis. No, invece dalla regia hanno detto che assomigliava a Bigazzi. Ecco, a posto. Cosa importante da dire su questo documentario, moltissime critiche, perché poi ovviamente essendo un documentario dove lui si racconta, parla anche di una dieta molto ferrea che segue, qui si è fatto molto discutere perché ovviamente immaginate perdere 36 kg vuol dire insomma far faticare il corpo un bel po', poi non so in quanto tempo, poi lui ora è molto attaccato a questa linea, perciò si sottopone insomma a un regime dietetico molto stretto e questo era Karl Lagerfeld, che è assolutamente un'icona, è uno stilista stimatissimo. Adesso invece vi raccontiamo, ho trovato un documento assolutamente datato di uno stilista italiano che racconta come è entrato nel mondo della moda. Siccome questa intervista è stata fatta da un importante e famosissimo giornalista che ormai non c'è più, ma cosa ancora più importante, lui non era... Era famoso, ma era agli esordi, perciò vedrete anche che diverso modo di sottoporsi a un'intervista aveva rispetto alle interviste che siamo abituati a vedere e a sentire oggi. Se vi dico uno stilista italiano importante, chi vi viene? Valentino. A te? Valentino, Armani. Armani. Allora vi faccio vedere l'intervista sulla la storia, i primi esordi di Giorgio Armani, intervistato da Enzo Biaggi. Vediamo. Giorgio Armani, piacentino, è lo stilista di moda più famoso del momento. Doveva essere medico, ma a 20 anni preferì allestire vetrine nei grandi magazzini e fece subito carriera. Nel 75 ha iniziato la sua grande avventura. Oggi ha un impero finanziario da 170 miliardi di fatturato all'anno, con 29 linee disegnate da lui e vendute in tutto il mondo. Come è entrato nella moda e perché? Ma per puro caso, io stavo in licenza di convalescenza, essendomi imboscato durante il servizio militare, mi trovavo a Milano disoccupato. Allora praticamente tramite una conoscenza sono entrato alla Rinascente e così, per occuparmi di qualsiasi cosa fosse, così mi si offrisse, mi venne offerto di occuparmi di abbigliamento, insieme a questa cosa delle vetrine, che poi in realtà non è affatto vera, io non ero... Non mi occupavo di vetrine, non allestivo le vetrine, ma assistevo gli architetti che si occupavano degli allestimenti. E così è arrivato per caso, non ho mai pensato di diventare uno stilista di moda, anche perché allora questo nome era particolarmente sconosciuto. Non c'era lo stilista allora. Ero un po' vagante, diciamo, come mentalità, non ero molto cosciente di me stesso, avevo intrapreso gli studi di medicina, ma senza molta convinzione, avevo approfittato del servizio militare per interromperli, e quindi cercavo un po' così di capire cosa volevo fare nella vita. È stato veramente un puro caso che mi sono occupato di moda, odiandola anche fra l'altro, non è che all'inizio mi l'amassi moltissimo. Come si diventa una firma mondiale, oltre ai meriti naturalmente, che cosa occorre? Personalità, stile? Beh, io credo che occorre prima di tutto sapere che cosa si vuole raggiungere, porsi delle mete, ed essere molto coscienti di quello che siamo, quello che si è in realtà. Io ad esempio, si parla del successo di Armani, ma io non ho mai voluto, non ho mai perseguito il successo. Mi è capitato fra capo e collo, trovandomi anche impreparato.
Direi che la cosa più importante è sapere se si è valido per un certo programma di lavoro o no. Essere molto modesti, molto coscienti di se stessi. È molto importante come ci si veste quando è dimostrato anche da casi recenti che l'abito non fa affatto il monaco. Diciamo, nel mondo in cui si vive è importantissimo comunque come ci si veste, perché tramite il vestito si può realizzare il primo approccio col pubblico, col prossimo. È estremamente importante, nonostante quello che si pensi normalmente. Mi citi tre persone eleganti, uomini e donne, non importa. Ma guardi, non voglio citare nessuno, Biagi, perché può essere l'illustre sconosciuta che posso incontrare fuori da questi studi e quindi fare torto a questa persona. Non credo nella notorietà accompagnata al miglior modo di presentarsi, all'eleganza. Se non fosse Giorgio Armani, chi le piacerebbe di essere tra i suoi contemporanei? Qui presenti? No, come vuole lei. No, signora Belisario, vorrei essere un dipendente della signora Belisario, vorrei accompagnare la signora Valenti nei suoi spettacoli, amerei moltissimo. Anche se la signora Belisario dice che mi occupo di cose molto frivole, insomma. Chi fa la moda è un artista o un artigiano? Ma direi che chi fa la moda attualmente è un artista legato strettamente a doppio filo all'industria. È più difficile immaginare un abito per un uomo o per una donna? In questo momento è più difficile immaginarlo per la donna, perché le donne ultimamente hanno accettato delle proposte le più scandalose, le più strane, le più falsamente avveniristiche o noiosamente tradizionaliste. Per cui c'è molta scelta e quindi è in questa scelta che diventa un po' confusa la storia. Che cosa non si deve fare per essere eleganti? Non guardi me. Ma lei fra l'altro è elegantissimo, quindi è la prima volta che me lo sento dire. Che cosa non si deve fare? Sì. Assolutamente non aver l'aria di essersi vestiti a fondo, e intendo dire essersi studiati molto bene, essersi coordinati. Bisogna sempre avere un'aria piuttosto casuale, che significa, non significa cioè essere trasandati. Insomma. Che peso ha nel successo quella che si chiama la bella presenza? Beh, direi che ha un notevolissimo peso. Direi che quando un uomo ha successo o una donna ha un successo e sono bruttini, si dice sempre, nonostante sia bruttino, ha avuto successo. E si aggiunge, però è simpatica. Però è simpatico, ha dello stile, sì. Ha carattere. Che occhi. Che occhi. Che ve ne pare, eh? Dagli archivi della Rai. Ovviamente, insomma, ha detto delle cose importanti. Intanto che non voleva diventare uno stilista perché non esisteva quel ruolo. Sì, esisteva il ruolo del sarto, che era quello che faceva anche lo stilista. Ma quindi all'epoca. Questo fa capire che lui non ha fatto una scuola di moda, non ha studiato per diventare stilista? No, magari l'avrà fatto dopo. Secondo me l'esperienza l'ha forgiato un sacco e secondo me definendo poi quello che è stato il suo mestiere di artigiano della moda, perché fondamentalmente sì. È partito da lì, ha appreso tecniche che... Sì, perché poi vale più appunto la pratica, comunque l'apprendistato, diciamo, che non la scuola, cioè, senza nulla togliere comunque all'insegnamento, che è importantissimo, però poi quello che impari sul campo è quello che resta, come sì. In tutte le sinceramente cose. Penso sì, sì. Che la Rinascente a Milano, soprattutto in quegli anni, sia stato un buon campo di battaglia. Sì, decisamente. Beh, perché era come la Lafayette a Parigi, sì, insomma, era comunque anche il centro a Roma della è molto moda. Importante, sì, perciò sì, sì. Sono, insomma, è anche un costo notevole la Rinascente, non è un posto dove si compra a basso prezzo, anzi è una sciccheria, però insomma lui ha fatto capire che da medicina è passato a fare il servizio militare, poi se l'è data a gambe e insomma poi ha trovato qualcuno che lo raccomandasse per un lavoro qualsiasi, sì. Da lì dice casualmente è successo stilista questo. Per caso. E cosa importante, notava anche la Peacock che ha tirato una frecciatina a Versace, perché non so se tutti si ricordano che Versace, che Armani diceva che Versace vestiva la donna facile, perché sì, la vestiva in maniera insomma troppo nuda, troppo esagerata, troppo in vista. Come l'hanno detto? Che veste le donne di notte.
No, non credo. Però anche perché se te l'avessero detto faresti quella fine là e non è che è male. No? Infatti. Un Versace non... E un'altra cosa importante che lui ha spiegato è anche il modo di essere eleganti. Vi è piaciuta la sua definizione? Sì, molto. Sì, casuale, quindi. Penso che sia una perla da recuperare. Sì, vero? Sì, sì, assolutamente. Colpisce, sì. Perché lui dice non deve sembrare che uno si sia vestito da cima a fondo calcolando con precisione ogni cosa dove mettere. Sì. Deve sembrare come se casualmente tu fossi sempre elegante. Sì. E non trasandato. Non trasandato, sì. Però insomma, senza far vedere che con la riga della squadra sei stato lì a vedere cosa mettere in accordo con cosa. E poi è diverso il modo di porsi in questa intervista rispetto adesso, che è un uomo strasicuro del suo sì. successo. Sì, sì, è vero. Poi comunque ti colpisce molto questa intervista. E comunque prende tantissimo, cioè non potevi fare a meno di stare a guardare. Poi Enzo Biagi, infatti, abbiamo da imparare da entrambi, devo sì. dire. La sua eleganza anche nelle interviste, lì si sentiva ancora l'inflessione delle sue zone, sì. Sì, piacentino. Sì. E tra l'altro si è visto il suo colore originale di pelle, sì. È una cosa che... Poi l'ha perso sì. per sempre. Non ricordiamo che colore avesse. Va bene, comunque quando noi abbiamo citato gli stilisti italiani, voi mi avete detto tutti e due un nome. Valentino Garavani, sì, che è il re della moda. No, quello è il re Giorgio. Ah, re Giorgio. Allora, di Valentino Garavani bisogna dire che nel 2007 è stato l'anniversario dei 25 anni di attività. Perciò c'è stata un'importante e magnifica festa a Roma, in particolare all'Ara Pacis, che ha ospitato 200.000 persone più 600 VIP che ha scelto personalmente Valentino. Anche in questa occasione è stato girato un videodocumentario che si chiamava Valentino The Last Emperor. Si è visto al cinema, si è visto insomma così, però io l'ho guardato e devo dire che si scoprono delle cose incredibili. Ci sono dei momenti in cui lui addirittura litiga in diretta, perché queste telecamere lo seguivano sempre, con il suo, com'era? Honor Chief Executive, che tra l'altro insomma è con lui da, non so, dall'inizio della sua avventura, gli dice io adesso mando anche. In aria... Ah, sì, è il suo sì, compagno, sì, non lo sapevo. Sì. Molto bene. Brezzolato, no? Adesso sta lo vedrai. Dietro sì. lo stesso, il suo sì, compagno è praticamente storico. È il presidente onorario della Valentino S.P.A. Nel frattempo vi faccio vedere la clip che presentava il film e poi torniamo in studio, vediamo. Questo era soltanto il trailer, perché insomma del 2007 ed era veramente l'anniversario dei 25 anni di successi per la Valentino S.P.A. In questo film, che dura anche questo un'ora e mezza, dove resti incollato, non riesci a fare nient'altro, perché c'è tutto il backstage ed è girato tra Roma, Venezia, Parigi, poi non so quali altri paesi, perché in realtà hanno girato non so per quanti mesi con lui per la preparazione delle sfilate primavera-estate del 2007.
si vede Valentino che disegna, si vede com'è la sua vita, si vede con chi litiga, si vede il lavoro. Poi in particolare questo stralcio che fra un po' vediamo, io l'ho fatto proprio per Simone, perché io non sono mai riuscita a filmarti quando tu stai realizzando un abito. Tu hai ovviamente rapporto con una sartoria, sì. La sartoria deve avere indicazioni da parte tua, sì, sì. Perché tu devi spiegare esattamente quello che vuoi, sì, sì. Io ho visto diversi documentari sugli stilisti perché sono affascinanti, tra le modelle, tra la paura, perché poi noi siamo abituati all'idea della paura del Diavolo Veste Prada, no? Fantastico. E devo dire che con Valentino si respira la stessa paura fino a quando, a un certo punto, quando sta litigando con il suo compagno, ma non ci sta litigando perché litiga con lui, perché si rende conto che queste telecamere lo seguono sempre, perciò loro sono microfonati sempre, le hanno sempre dietro, e lui vuole mandare all'aria tutto il film perché ovviamente vengono fuori anche le debolezze di Valentino, e a un certo punto dice: la gente si dovrebbe prostrare quando parla con me, invece c'è qualcuno che non dipende da me. Immaginate l'entourage di Valentino tra le modelle, tra gli stilisti che ha intorno, i sarti, gli organizzatori degli eventi, poi lui conosce anche persone importanti, e devo dire che Trapelago è un uomo molto insicuro, continuamente, tra l'altro non dorme prima della sfilata per 36 ore di fila, controlla personalmente se è tutto il posto giusto, fanno vedere la realizzazione di una passerella, ovvero come si vede nelle sfilate internazionali, lo sfondo della sfilata lo decide lo stilista, sì. E fanno vedere come nasce l'idea. Dopo Valentino non è sicuro perché dice, perché lì decide tutto il suo compagno, che generalmente ha sempre curato lo stile delle sfilate, e a un certo punto Valentino dice anche che ce lo criticheranno, parla con questo plurale continuo, cioè il terrore di essere criticati, di non essere apprezzati, e il suo compagno, che insomma da decenni lo conosce e lo guarda e gli fa: ti ho mai deluso in questi anni? E lui dice no, dice sì, due volte sì. Poi dopo lì litigano un'altra mezza volta e dice no, non è possibile. Per vedere, insomma, c'è una passeggiata che parte da Porta Pinciana, Villa Borghese, e poi arriva a camminare in Via Veneto, e mentre passeggia col suo compagno dice: lo sai quando è stata l'ultima volta che ho camminato a Via Veneto? Gli anni della Dolce Vita. E ovviamente parlano inglese, francese, italiano in sincrono, perché quando non vogliono essere capiti dalle telecamere usano il francese o l'inglese, perciò poi verrà tutto sottotitolato, quindi per la sua pace. Perciò adesso, questa dura un pochino di più di clip, perché sono due estratti da questo film che dura un'ora e mezza, però noi non lo potevamo mandare tutto, sennò insomma ci avevamo più di una puntata da mandare. E vediamo e poi lo commentiamo al rientro. Secondo video. Andiamo. Tanto per fargli vedere chi mi tiene dietro, ecco, lei c'ha la parte, ecco, drappeggiata, che fa sto lavoro, ecco, che fa così, e qua sotto, qua c'è la stessa cosa dall'altra parte, qua c'è il fiocco, ecco, qua sotto c'è la punta pieghettata che viene giù in questa maniera pieghettata. Allora, adesso lei l'ha capito, sì, sì. E poi mi viene quando è pronta con la prova, sì. Ok? Tutto a mano. Io una volta comprai una macchina da cucire qua. Sai che una macchina, avevamo 100 operaie, non l'avevano mai usata. Racconti un mondo che la gente non conosce. Devi essere anche nato con questo senso dell'alta moda, perché non impari uscendo da St. Martin School. Was there ever a time, Valentino, when you didn't want to be in fashion? No. You can never remember. I mean, even you never wanted to be like a fireman or a train driver or. No, no, no.
I remember very well when I was young. Yeah. I was faking to sleep. Pretending to sleep. And I was dreaming about movie star, dreaming about everything beautiful in the world. My mother say, you are a dreamer. You always dream about stupid things. Yeah. I was always so attracted by magazines, by films. I had a sister, and she took me for the first time to see some films, and Poi scusa, qui non avevi né scuscita, hai fatto. Scusa, ma dove sei andata? Se c'è la prova, Maria, guardate là. Appiccicato qua, manco scuscito il sotto, manco vedi come veniva, è intruito, scusa. Cazzata, io non ti capisco. Ti capisco proprio tanto, guarda che cazzata che fa. Guarda, io mi sono messo proprio tutta le scatole, guarda. Proprio, tutta, proprio. Non posso aspettare tutta la giornata. Passiamo solamente a 3 giorni da Parigi. Dove sta quella? State a me, levate, non dovete stare fino a dopo la linea, si arrabbia, sta peggio. La dolostina da sotto? Ah, ecco, sono Michela, sta scendendo? Grazie. Allora, Tognetto, non va a mettere il capo e tagli il dentro. Tanto lo portate giù, stessa stampella. Mia, che dà la carta, ma voglio giù la stessa stampella, così lo porto. Tanto attenzione, gli si appiccica per sempre. Tognetto, con carro adesso. Devi chiamare Sir Giannetti per far vedere questo perché voleva vedere quello che è il deserto, un uomo naturale. Come possiamo fare qua per tirare via questi? Dopo si può fare, adesso taglio tutto così non mi ragiono anche più. Ah, è arrivata quasi alla fine, sì, prendo. Questo l'ho rifatto. Buongiorno. Ok. Lo metto meglio. Sì. Sono due spessori, infatti, ragazzi. No, uno gli si vede tutto su, no, non esageriamo. Cioè, io vedo le gambe, scusa, qua vedo le gambe. Così, sì. Vedo le gambe con le luci della. Sì, è bellissimo. Allora, intanto qua partivano i commenti, lì iniziava la passeggiata in via Villa Borghese e poi insomma in via Veneto. Allora, questo era per far vedere, intanto avete visto, c'è 5 carlini. Nel frattempo poi, non so gli animalisti come l'hanno preso, a un certo punto gli mette degli orecchini di brillanti ai carlini, poi glieli tolgo. Sì, l'hai visto? E con il jet privato volano, stanno con lui. Lì in particolare si trattava a Roma, si preparava la collezione primavera-estate 2007 e quegli abiti poi finiscono in passerella, si vedono tutti. E Simone stava dicendo, lui fa come me, nel senso, no. Si costruisce, io faccio come ecco. Lui. Si costruisce sul manichino. Abbiamo visto, Pico, che ha contato quante? Quante sarte attorno a un abito. Un vestito, sei? Sei. Sei sarte. Poi la sarta che impazziva era quella che ovviamente è responsabile del lavoro di tutte le altre, ecco perché stava così nervosa. Sì, e lì nasce proprio il capo d'alta moda, no? Proprio un abito unico creato sul manichino, con gli spilli e con le modifiche fatte sul manichino. E lì proprio... In particolare quello rosso... Che abito, che tessuto era? Chiffon in pura seta. Infatti bellissimo. Simone diceva, capito adesso perché costa così tanto un abito di alta moda? Perché 6 persone. La cosa che mi meraviglia tantissimo è che, vabbè, io vedo mia nonna che è una semplice sarta e tutte le volte che fa degli abiti, comunque prima li imbastisce e poi te li rimisura addosso per perfezionare le modifiche. Lui no.
cioè è stato messo provato addosso alla modella solo la stoffa. Le sarte hanno capito e avevano una possibilità per fare bene, quindi immagino la tensione. Sì, infatti poi a tre giorni dalla sfilata le sarte più esperte non imbastiscono, perché è una perdita di tempo. Però è anche, insomma, è un bel rischio. Ci ha raccontato una cosa carina. Ha detto, non so se avete visto, insomma, che tutti tremano intorno a Valentino come lui desidera, e invece Simone ha detto, no, in realtà sono io che tremo quando ho a che fare con le sarte, perché comandano loro. Sì, sì. Ma in particolare io, quello che notavo, che secondo me è difficile, lui ha appoggiato la stoffa sulla modella e ha detto, qui deve essere così, così, hai capito, sì, e io, senza prendere misure niente. Eh sì, perché lì c'è un'esperienza assurda, quindi ha preso comunque le misure con gli occhi, e quindi anche chi lavora con lui deve essere alla sua altezza, deve avere gli stessi occhi suoi, lo stesso suo modo di guardare, di capire subito dove va stretto, dove va allargato, dove va cucito, scucito. Ed è comunque magica come cosa. No, ma assolutamente. Poi ovviamente abbiamo visto che insomma, lui si basa su delle modelle che sono assolutamente altissime, magrissime. Sì, quindi, e delle misure anche perfette. Perciò magari lì si viaggia su dei veramente il 90-60, sì, 90. Sì, anche meno. Beh, in quel caso sì. Magari fosse meno. Meno. 90-60-90. Sì. Effettivamente il 90 non ci arrivano mai, il primo 90. Sono magrissime e molto alte. Poi abbiamo visto, insomma, come si diceva prima con la Querelle di Versace, che a un certo punto il suo compagno gli dice di mettere un velo solo nell'abito, quello color sabbia, e lui dice no, già si vedono le gambe così, per carità, poi è volgare quest'abito, vediamo che sì, viene trascinato a forza. Sì, che poi detto da uno del suo livello fa anche sorridere, perché volendo poteva dire, se l'ha fatto Valentino così vuol dire che le gambe si devono vedere. Invece la cosa bella è che comunque lui si preoccupa di questa cosa, quindi c'è anche un'umiltà di fondo, no? Ma io ho notato, insomma, da quello che poi tu mi hai detto, che l'hai visto questo film. Sì, ovviamente, sì, l'ho visto, vedi, sì. Questo ti ha colpito. Sì. È un film dove lui fa vedere mille punti deboli del suo carattere, sì, no? Sì, sì, ma penso che comunque le insicurezze un po' comunque l'artista in genere comunque le ha, magari non le fa vedere, però poi nel privato escono fuori le ansie, le insicurezze, tachicardie. Poi un'altra cosa che ho visto, e infatti adesso mi semplifichi il compito se l'hai visto, si vede, insomma, Valentino che prepara questa famosa sfilata a Parigi, dove sfilano gli abiti che abbiamo visto, questi due e altri. Lui praticamente per un giorno e mezzo non dorme perché deve controllare tutto, addirittura a un certo punto, infatti io ti ho pensato, litiga per le acconciature dei capelli, sì, perché lui voleva degli chignon, invece sì, questo importante parrucchiere voleva dei capelli un po' selvaggi, no? Tutti sì, gonfi all'insù. E perciò lui litiga anche su questo punto, perché vuole una donna romantica, poi fa una sfilata con la sabbia e le dune. Sì, e come fondale. E lì infatti c'è un litigio, perché insomma lui pensa che non sia appropriato un abito romantico con uno sfondo di sabbia e di dune, perché lì c'è l'immaginario del cammello, lui si preoccupa di tantissime cose, sì, sì, fa le prove delle luci, e lì in piedi continuamente a seguire tutti. Beh, quanti. È un vero professionista. Nel senso che poi magari nell'immaginario lo stilista è uno che si può concedere anche il lusso di riposarsi, di fare dei viaggi, lì vedi una vita, sì, che non... Non è poi tutto quello che... Ma questo è un buonissimo insegnamento, secondo me, per chi è giovane come noi, sì, e vuole arrivare dove vuole arrivare, e insomma... Sì, i sacrifici vanno fatti, anche tanti. Sì. No, io ripensavo adesso, pure tu hai visto Simone all'opera durante le sfilate, lui maschera molto meglio la tensione, perché fra un po' vedremo anche la sfilata che abbiamo seguito venerdì scorso di Simone, ovviamente c'è sempre un fuori programma per essere limitativi, poi ce ne sono stati 3 o 4 forse, sì. Io ne ho contati 4 su quelli che sapevo io, poi su quello, sì, che era poi tu ormai vedi anche vedi tutto ciò che io vedo ma che gli altri non vedono, e tu comunque lo vedi. Però ho visto che lui riesce a mascherare molto meglio tutta questa preoccupazione, sì, perché poi a me si sviluppa dopo. No, perché quando lui finisce, fa di necessità virtù, trova la soluzione all'ultimo, sì, per forza, momento. Come negli abiti, quando noi dobbiamo andare in diretta, che magari c'è un problema, un abito, io ho visto compiere delle cose a Simone.
che voi umani. Nel frattempo ci sono gli spilli di là, la sua scatolina per stringere, accorciare e fare. Perciò lui è un uomo dalle mille risorse e non bisogna mai scoraggiarsi, giusto? No, assolutamente. No, cioè, farsi prendere dal nervosismo rovina un po' tutto il lavoro che hai fatto prima. Arrendersi mai. Perciò io questo film lo consiglio a tutti quelli che amano la moda, perché ci sono anche delle riprese dove che non vanno a favore di Valentino, sì, ed è per quello la che è moda bello. E che magari pensano che invece è comunque fatto di soldi, di viaggi, di cose belle, di stare lì seduti a disegnare per 2-3 ore, poi ti alzi, te ne vai a casa e qualcuno magari ti bonifica 10 milioni di euro per i tuoi bozzetti. Invece non è così. No, mi volevo chiedere una cosa: perché arriva 3 giorni prima della... Peacock, torna fra noi. Perché arriva 3 giorni prima della sfilata senza aver finito i vestiti? Perché capita, a me capita anche di finire 2 ore prima. Perché? Può capitare, perché magari non ha avuto l'ispirazione giusta prima, o magari quell'abito non convince più, quindi magari va poi smontato e rifatto di nuovo. E penso che sia per la sua idea di perfezione anche, no? Secondo me si tratta anche di studiare molto bene la collezione, cioè non tutti i bozzetti iniziali rientrano poi nel mood della collezione di una determinata stagione. Poi dal bozzetto alla realizzazione cambiano. Tu l'avevi visto questo film? No. Te lo vai a vedere? Assolutamente. Anche perché quello che diceva Jessica torna in un passaggio del film in cui si sveglia una mattina e mentre passeggia con il suo compagno fuori dalla sua villa, e quella di Parigi vi assicuro è da vedere, perché è qualcosa di incredibile. C'è questo parco immenso dove c'è un ragazzo che passa le giornate a far correre i suoi cani, quindi corre davanti ai cani, i cani lo seguono per farli muovere. Ah. Quello te l'hai riscordato. E passeggia dice: ho fatto una modifica a un abito, e il compagno gli chiede, e a me ha stupito che lui sapesse tutti gli abiti a memoria, sì, il compagno. Sì, sì. Fa quale? Dice un bianco, lui gli fa lungo o corto? E fa no, lungo. Dice perché non mi convinceva più. E poi con molta delicatezza, dovete vedere perché si vede che Valentino è uno che si fa prendere dal nervosismo, dice ma che cosa hai, che modifica hai apportato, però con molto tatto gli chiede tutto, e ci sono delle volte in cui litigano e dicono se inizi a parlare con questo tono non mandiamo avanti la conversazione, cioè della tipica persona che sa fino a che punto può parlarci arrivare, e poi sì, perde completamente il sì, controllo, perché... Però è una bella tensione, perché immagina 20 indossatrici, 20 look, 20 abiti, il giusto senso nel far uscire la collezione. Ad esempio, quando tu fai la tua sfilata, quella di sabato, sabato è in programma per Simone una sfilata all'Arca, ore 18, ci sono quanti abiti di Simone? Circa 7. 7 abiti. Sì. In che ordine escono? Qual è il criterio? L'ordine in cui escono è quello che uno ha comunque in mente, quindi magari si comincia con un abito diciamo corto e poi si finisce con l'abito lungo, magari si comincia con un colore e poi si finisce con l'unico colore più importante che fa parte della collezione, con l'abito magari che poi io reputo quello di punta, quello più importante, no? Quindi l'ultimo è sempre quello di punta? Sì. A chiudere la sfilata. Sì. Però anche il primo è molto importante. Sì, anche il primo, perché comunque la prima occhiata e poi comunque l'ultima. E invece ti preoccupi tu del pubblico? No. Cioè tu credi che le persone, ti preoccupi che loro vedano nei tuoi abiti quello che tu hai disegnato, cioè l'espressione che per te chiederei troppo, chiederei, perché non è, cioè magari alcuni lo vedono, alcuni magari no, chiederei troppo e metterei un'altra ansia su di me, quindi poi alla fine io so di aver fatto quello che era giusto fare per me, poi mi auguro che gli altri vedano quello che io ho visto, però magari non accade sempre così, però non mi posso preoccupare anche di questo. Poi a me interessa che magari viene visto dalle persone a cui io tengo, no? Invece il complimento più bello che ti hanno fatto da quando sei stilista durante una sfilata che non ti aspettavi proprio? Il complimento più bello è quello di avere uno stile riconoscibile, perché non è... Cioè, non è da tutti? No, non è da tutti. Molti non ci puntano su questa cosa. Sbagliano. Sì, a me... questa cosa mi è...
stata detta qualche anno dopo che avevo cominciato da una persona molto importante che lavorava alla Brioni molti anni fa. Un'azienda importantissima sì, qui in Abruzzo. Sì, e che avere questo stile riconoscibile è importantissimo per fare comunque il lavoro di stilista, sì. Prima di mandare la pubblicità, se inquadrate Simone, se almeno capite quello che voglio dire, questa camicia l'ha fatta Simone. Infatti, se la vedete, all'interno del colletto c'è il pizzo nero. Perché siccome io ho visto gli abiti che Simone ha fatto per se stesso, io ho detto li devi indossare perché sono bellissimi, non c'è paragone con nient'altro. Guarda qua, grazie a Gianni D'Areo. Pizzo. Poi, secondo me, il pizzo nero sul rosa è fantastico. Ti piace a te, Jessica? Molto. È un abbinamento che, secondo me, è elegante ma rock. Sì, tu mi sa. Jessica giustamente faceva vedere anche i calzini e i mocassini, che ovviamente sono tutte tonalità che dal rosa vanno al cipria e al glicine. Beh, lei è una fashion blogger, io non alzo le mani. Cioè, sì, che infatti devo fare? Lei ha un occhio. Sì. Fantastico. Tu la liberi dentro un posto, dici trova questo, anche bendata lei lo trova, sì. Trova Jessica col naso. Come i cani da tartufo. Sì, sì, lei trova l'outfit perfetto, sì. Bendata solo col naso. Ci separiamo per pochissimi minuti di pubblicità e poi seconda parte faremo vedere anche la sfilata di Simone, a tra poco con Bistrò. Seconda parte di Bistrò 2.0, adesso continuiamo a parlare di moda, ma di moda di Simone Racioppo, perché venerdì sera c'è stata una sfilata particolare, perché insomma rispetto a quelle che siamo abituati a vedere la location era proprio diversa, non c'era la passerella classica, c'era un ambiente più contenuto, era di sera, un posto molto elegante, c'era una piscina all'aperto, c'erano le stelle perché ovviamente era anche una bella serata, un ambiente che si prestava benissimo alla magia, sì, e all'eleganza. C'era un'icona come Audrey all'interno del locale, Audrey Hepburn, sì, all'interno del locale, insomma c'erano tutti gli ingredienti. Ovviamente anche lì i fuori programma ci sono stati, perché è divertente arrivare, ovviamente alle 10 non è iniziata la sfilata. Non c'è una volta che c'è un orario che venga rispettato, una volta. Comunque, coraggiosamente, intanto ringrazio Emanuela De Amicis che mi ha accompagnata la serata, perché abbiamo passato una serata terrificante dopo la sfilata. Loro lo sanno, è successo di tutto. Jessica, che la mattina si sveglia alle 5 più o meno? 5 e mezza 6. 5 e mezza 6, perché ovviamente mattino 6 inizia alle 7:30. È stata coraggiosamente là fino a mezzanotte qualcosa, poi ha dovuto cedere. Io infatti la ringrazio e ringrazio anche te per... Che coraggiosamente abbiamo partecipato a questa serata. Abbiamo seguito insomma questa sfilata, ovviamente c'è tutto un backstage, perché Simone l'aveva organizzata, anzi l'avevano organizzata i responsabili del locale, il direttore del locale, sì. C'erano parrucchieri, sì. C'era Marianna che truccava, era da sola? Marianna Maccarone. Sì, Marianna Maccarone di Nile City e penso la sua collaboratrice. Perciò c'erano tutte le modelle. GDG. Di via Nicola Fabrizi, che poi è esattamente dove ci sono esposti anche i tuoi abiti, sì, che tra l'altro bravissimi, io non mi aspettavo, hanno fatto delle cose stupende quei parrucchieri, bravissimi, molto ben organizzati, sì. Marianna invece già sappiamo bravura, certo, sì, la sua professionalità, e in particolare insomma c'erano diverse collezioni di Simone, credo fossero 15 gli abiti che ha fatto sfilare, sì. Quindi si partiva dagli abiti da red carpet, poi c'erano gli abiti da sposa, c'erano le modelle di Simone, nel senso che poi col passare del tempo ovviamente c'era Giulia, Giulia Mancinelli oggi non è con noi perché purtroppo poverina non sta bene, quindi si trova a Miami a prendere il sole e noi caramente la salutiamo perché sappiamo che sta soffrendo molto. Ciao Giulia. Rimettiti presto cara. Tornerà, che avrà insomma un colorito un po' strano rispetto al nostro, quindi scusate la prossima settimana, e con tutto il bene che le vogliamo, sapendo che lei ora è sdraiata a prendere il sole, ma anche noi dopo andiamo a prendere il sole, abbiamo la spiaggia made in Abruzzo. Comunque, detto questo, la location è una villa che si trova in collina a Monte Silvano, isolata quanto basta per tuffarsi in un mondo magico di notte con la moda, con una luna che quella sera era particolarmente bella e piena, mi sembra. Sì. Vedrete la location molto elegante e poi vedrete che
Questo defilé si è svolto in un ambiente dove c'era in corso una cena, perciò le modelle sono state anche particolarmente brave a capire come sfilare, perché tra gli inconvenienti imprevisti c'era il trovarsi in una location con una disposizione che non era la classica passerella. Perciò in un bellissimo incontro Simone ha dovuto studiare con le modelle, l'organizzatrice, il modo migliore per far risaltare la bellezza dei vestiti, non intralciare i tavoli o la serata e cercare di rendere al massimo la magia che può essere quella di una sfilata di moda, giusto? Sì. Va bene la presentazione? Sì, come sempre. Grazie. Allora adesso ci vediamo la sfilata firmata Simone Racioppo, vediamo. Allora, nel frattempo salutiamo Pino Silvestri, perché è il fotografo che abbiamo visto alla fine, perché lui è ovviamente un fedelissimo di Simone, un suo caro amico, perciò lo segue. Sì. E, è stato l'unico a trovare il posto senza perdersi, perché il nostro navigatore a un certo punto ci ha abbandonato. Poi da ringraziare. Io ringrazio Gisella che mi ha accompagnato, come insomma. È vero, l'abbiamo vista insieme a Jessica, la sua amica stava vicino, sono arrivate prestissimo perché noi eravamo fiduciose per le 10, invece no? Ecco. C'è gente che la mattina si sveglia presto, Simone. Anch'io. Dopodiché dobbiamo anche salutare Maria Rita Piersanti, la presentatrice di quella serata. Sì. E l'abbiamo vista mentre preparavano i capelli, mentre lei si è truccata da sola, perché poi alla fine, insomma, chi può, abbiamo visto anche una modella che si truccava da sola. Sì.
Poi volevo anche ringraziare la collega di Jessica, Lisa Fashion Culture, che è venuta lì apposta per la sfilata, quindi la volevo ringraziare. Ci sono state tantissime persone che sono venute a seguire la sfilata e che non partecipavano alla serata in toto, nel senso sono venute per Simone a vedere la sfilata finale. Avete visto la location, avete visto le ragazze come sono state brave a crearsi un tragitto, perché insomma immaginate con quelle code i vestiti come potevano fare per i tavoli a schivare i camerieri. Poi l'atmosfera era assolutamente bella, elegante, ci stava benissimo. Sì. Però tra i vari imprevisti, ecco la nostra dea Emanuela che faceva foto. No, tra i vari imprevisti c'era insomma il fatto di non aver conosciuto lo spazio per poter far sfilare gli abiti fino all'ultimo momento. Poi abbiamo anche fatto vedere che le modelle mangiano. Quei due piatti ovviamente erano i due modelle, volevamo testimoniare il fatto che si nutrissero. Per tranquillizzare i genitori. Eccola qua, Gisella e Jessica. Jessica. Salutiamo Gisella. Io saluto Jessica. Fedelissimi ovviamente. Allora, per questa sfilata, insomma, poi mi sembra di aver capito che c'è stato un abito che non è tornato a casa di quelli. Sì. Sì, sì, che è stato acquistato. Seduta stante. Sì. Sì, è tornato a casa. Eccolo qua. Sì. È passato da una bellissima modella a quello che ho capito è una bellissima signora. Sì, sui 30 anni, sì, sposata, sì. Ecco Giulia, questo in assoluto insieme all'abito burlesque sono i miei preferiti, questo e il burlesque. Vedete che code, insomma, pensate a camminare tra i tavoli, però ovviamente c'è l'esperienza, c'è l'eleganza, ci sono riuscite benissimo. Perché essendo diviso in tre ambienti il locale, loro dovevano fare tre passerelle per riuscire a passare davanti a tutti. Perciò è stato complicato anche per la presentatrice riuscire a farsi sentire da tutte le stanze. Sì, non è stato facile. È stato un summit all'ultimo secondo e hanno risolto benissimo. Bellissima la scala d'entrata con tutte le luci, eh? Sì, molto scenografica. Molto scenografica, sì. L'abbiamo messa. Adesso arriviamo alle novità di Simone Racioppo, perché questa settimana Simone ci comunica delle novità che abbiamo tenuto fino all'ultimo secondo ferme. Da bravi scaramantici. Sì, da bravi scaramantici. Ho voluto comunque che fosse Francesca nel suo programma a dirle. Novità. Vai. Le devo dire io? Certo. No? Sì, tu le sai in anteprima. Quindi. Allora, ovviamente Simone ha vestito diverse persone dello spettacolo, fra le ultime credo Nicole Olivieri, Alice De Cesaroni. A quel punto poi che cosa succede? Che ovviamente si allargano il giro delle conoscenze perché ci sono state foto, le persone parlano, poi Nicola aveva visto anche in anteprima, e quella è colpa mia perché io non ho resistito dal mio telefono, le anteprime del vento di Miranda, ovvero tutti gli abiti che stava finendo di costruire, come dico io, Simone in quei giorni, perché lui poi mentre li finiva di montare mi mandava delle foto, perciò io prima che lei partisse per Roma parlando di Simone lei era rimasta particolarmente colpita dal fatto che se avesse dovuto disegnare degli abiti avrebbe usato esattamente piume, pizzi, chiffon, e ho detto adesso sai che ti faccio vedere cosa ha usato Simone per l'ultima collezione, lei è rimasta a bocca aperta. Adesso Simone mi fa sapere che ieri sei tornato da Roma? Sì, ieri, sì. Ieri è stato a Roma, sì. Per fare cosa? E ho avuto un incontro con un ufficio stampa che segue delle cantanti, dei film festival, red carpet, e io collaborerò con loro appunto con i miei abiti e con la mia nuova collezione che non è più solo da red carpet, ma è comunque una collezione di abiti da cocktail ma anche da giorno. Sempre con il mio stile, sempre abiti di alta sartoria con tessuti comunque pregiati, però passiamo a giubbotti di jeans con gli strass, pantaloni con la culisse però fatti in KD, dei top di cotone col pizzo, quindi abiti più da giorno, perché appunto seguirò questa cantante dal Giappone, la Cina, in Malesia, andrà per i suoi concerti con Michael Bolton, con Andrea Bocelli, e quindi lei ha queste interviste, gli showcase comunque di giorno, e quindi io mi sto buttando su questa nuova cosa. E
In più poi avrò anche a che fare con dei film nazionali che saranno per uscire. Vestirò vestire una bella donna. Sì, una donna bellissima che tra l'altro è stata anche musa di Armani. O di Valentina Armani? Sì, che poi più in là sveleremo appunto sì. il nome, e poi avrò anche modo di far conoscere questi abiti, questi miei abiti in location comunque sia nazionali, e poi più in là comunque dirò il tutto. Però il clou è comunque questa mia nuova collezione, che non è più solo da red carpet, comunque da sposa, ma anche abiti da giorno, sempre col mio stile, ovviamente. Così, se non tutti hanno l'opportunità di sposarsi, sì, possono indossare quello. O se è ancora troppo presto. Sì, e questa cantante si chiama Rossella Ruini, volevo dire comunque. Rossella Ruini sì, si chiama. Parteciperò anche con lei ad un grandissimo evento a Roma il 31 maggio, con un evento comunque di musica nazionale, e quindi gli abiti miei saranno presenti in vari eventi musicali nazionali. Quindi immaginate cosa può essere un giubbotto jeans di Swarovski fatto da Simone, che ricordiamo vive per stringhe, Swarovski, perle. Sì, pizzi, spiume, tutto comunque fatto poi su abiti diciamo più quotidiani, quindi top, giubbotti, pantaloni e caftani. Che figo che ci siamo illuminate, scusa un attimo, sì. Stavo pensando. No, è molto bella questa cosa, Simone, perché ti dà, è una nuova sfida, quindi ti dà l'opportunità sì. di esplorare nuovi... Sì. I tuoi confini, ecco. Sì. Anche quest'abito oltre. Comunque da cocktail è da giorno, sì. Perciò si inizia sì. a capire. Sì. E devo dire che per tutta la lavorazione, come si chiamano questi? Questi sono paillette, strass, pietre dure, e poi comunque sia sì, prossimamente anche tu indosserai questi miei nuovi capi più sportivi. Sportivi, più quotidiani, più diciamo comunque da provo a fare questa da cosa. Giorno. Queste sono pietre dure, Swarovski e paillette. E vi dico anche che pesano un bel po'. Perché ovviamente è taftà e l'abito. Sì, taftà, sì. E quindi poi di là Simone mi ha portato anche altri due abiti. Due tubini fatti da lui, bellissimi, che ne indosseremo in avanti. Sì. Però per chi fosse interessato, già sabato all'Arca, durante la sfilata, mi diceva Simone, sfileranno? Sì, forse ci sarà qualcosa anche di più quotidiano, però non ne sono ancora sicuro, perché comunque con questo mio nuovo impegno sono anche comunque molto, molto, molto limitato. Non posso far uscire le cose prima, non posso far uscire le foto prima. Anche se io magari volessi non potrei, quindi è tutto un sì, po' ovviamente devi essere sì. assolutamente tutto quanto segreto fino a che non fai la passerella. Però possiamo anticipare qualcosa della sfilata di sabato per chi insomma volesse venire a... Sì, la sfilata di sabato è una sfilata all'Arca di giovani stilisti di cui ci sono anch'io, organizzato dall'Arca in collaborazione con Loredana Fumagalli, con Miranda, che le appunto cura questi giovani stilisti, e io appunto chiuderò questa sfilata con una performance un po' diversa dal solito. E infatti mi diceva prima, insomma, non sa che cosa ho studiato per la chiusura, una sorpresa. Noi ovviamente saremo lì con le telecamere, giovedì prossimo vedrete tutto quello che è successo durante la sfilata. Tu ci sei? Certo. Certo. Ci mancherebbe. Non può mancarne. E no, Pico, Simone... non parti. No, dicevo, per questa nuova collezione sì. Da giorno, insomma, di abiti che non sono più soltanto da sì. matrimonio, secondo te la sfilata, la prima sfilata, quando si avrà? La prima sfilata penso in estate in una location molto 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 particolare, che sa anche un po' di internazionale. La Rapaci, come Valentino, no. Roma, Arapaci. Piazza di Spagna. No. Infatti, Donna sotto le stelle facciamo. Qua non c'è una bella scalinata da usare, tipo Donna sotto le stelle, no? Qui ci sarebbe la scalinata della chiesa, questa qui a Silvi, molto bella, però non penso che si possa usare. Molto bella. No. Vabbè, ci pensiamo, poi sentiamo. Se avete in mente una bella scalinata da prestarci, noi ci siamo. Adesso invece torniamo al mondo delle blogger, quindi moda, stile e soprattutto
opinioni personali, perché poi le fashion blogger esprimono il loro stile, no? Mm-hmm. Il loro modo personale di vedere la moda. Sì. E Jessica invece questa settimana, dopo averci fatto vedere un reportage su come lavora tutto ciò che c'è dietro a un post, che poi un post è veramente un articolo, perciò ci sono foto, insomma informazioni e cose varie, oggi ha deciso di parlare delle mie colleghe. Non tutte in particolare? No, di cinque, diciamo che sono cinque tra le mie preferite, quelle che ho iniziato a seguire prima di tutte e che comunque mi hanno acceso la lampadina per far sì che insomma anch'io mi buttassi in questa avventura. E vado? Certo. Ok. Diciamo che ho preso le cinque più famose e anche le più belle. Vabbè, ovviamente per rispetto alla regina, la madre di tutte le fashion blogger, Chiara Ferragni, che ha aperto il suo blog, mi sembra, 5 anni fa, con The Blonde Salad, è arrivata, pensate, a 309.000 like su Facebook e non so quante, insomma, il suo seguito di proseliti sul blog, ha tantissime collaborazioni, adesso ha lavorato l'anno scorso per Yamamay, ha fatto una linea di lingerie, ha una propria linea di scarpe che si chiama proprio Chiara Ferragni e adesso sta veramente le disegna lei le scarpe? Non ne ho idea chi le disegni, però diciamo secondo me è un input suo, c'è, e adesso sta beatamente sorseggiando Margherita sulle spiagge del Messico per una collaborazione per Coachella. E, sì, vabbè, queste sono 3 foto per ogni fashion blogger, ovviamente tantissimi post vuol dire tantissimi stili e tantissime foto. Lei è Veronica Ferraro, che lavora per il blog The Fashion Fruit, che ha 34.000 like su Facebook, pensate, una ragazza di Milano, e anche lei come Chiara è partita da una studentessa che voleva seguire il proprio sogno, adesso non so insomma, se stanno continuando le proprie carriere universitarie, però si trovano tutte quante a girare per il mondo, anche lei ha uno stile molto elegante, ricercato, anche lei come Chiara vive a Milano e nel suo stile elegante ha dei richiami molto, molto chic e anche qualcosa di molto grintoso, quindi insomma mi piace molto. Poi c'è insomma una fashion blogger un po' diversa dalle altre, non so se la conoscete, si chiama Alessandra Airo, è una ragazza con origini pugliese ma adesso è stabilmente a Roma ed è una fashion blogger un po' diversa dalle altre, non è, è seguitissima perché ha 9.000 like, però non è una tra le più seguite, anche se io la stimo particolarmente perché è una scrittrice ancor prima di essere una fashion blogger. L'adoro perché ogni suo post ha un significato che va oltre scarpe, vestiti e borse. Andate a leggere i suoi post su Little Snob Think perché insomma sono davvero molto carini. Adesso è impegnata a Venezia per degli eventi, pensate, di Louis Vuitton. E poi c'è Irene Colzi, una delle fashion blogger che ho avuto il piacere di conoscere a Roma, una ragazza stupenda, anche lei ha aperto il blog diversi anni fa e lo sta portando avanti in maniera egregia, fatemi andare a vedere, 20.000 like su Facebook, tantissime collaborazioni, uno stile molto sprintoso e rock, lei è un amante della natura, del fitness e insomma della buona cucina, quindi insomma poi le cose che si condividono da fashion blogger sono ancora più importanti poi dei contenuti dei post stessi perché descrivono quello che è proprio il lifestyle della blogger. E poi c'è l'ultima fashion blogger di questo piccolo servizio che è Ete Ramana. È una tra le più lette con il suo rock and mode, lei si chiama Laura Manfredi e ha 7500 like sulla pagina Facebook, è una ragazza vabbè, sicuramente alla moda, con un occhio molto particolare, bellissima e novità fra tutte e anche mamma. Quindi insomma complimenti, mamma è già complimenti a Laura, mamma, anche lei ha uno stile non molto convenzionale, mai scontato, però molto, molto elegante. Somiglia un po' a me,
Hathaway del Diavolo Veste Prada. Sì, è vero, quest'occhio da cerbiatto molto bella. E diciamo che sono quello che non si possono considerare forse giornaliste, però sono sicuramente un bel punto tra la massa e quello che è il mondo della moda, come i fashion editor, gli stilisti e i grandi magnati, insomma, di questo settore. Quindi, insomma, questo era per approfondire un po' il mondo delle fashion blogger, perché ovviamente Jessica ha il suo blog, noi lo abbiamo presentato, è la Peacock's Point, io ce l'ho in particolare su Facebook, per me è più facile vedere Facebook perché mi escono tutti gli aggiornamenti. Però per dire qual è la logica per far uscire un post, ci deve essere un evento, perciò ovviamente la difficoltà è anche quella di creare degli argomenti nel momento in cui un conto è se vivi a Milano, c'è la settimana della moda almeno due volte l'anno, oppure a Roma un conto è vivere in un posto dove non è che ci sono tutte queste visite per la moda, oppure non è, ancora non c'è questa apertura. Eccolo qua, questo è il blog di Jessica. È ancora piccino, lui non mi si può ricordo infatti che quando ho conosciuto Jessica il primo posto che ho visto è stato quello fatto a Bologna, perché lei era andata lì per vedere il, come si chiamava? Il cake show fatto sul cake design. Da lì poi ho scoperto anche, insomma, quest'altro mondo che sempre di più prende piede, però in qualche modo ci deve essere un'apripista. Infatti noi seguiamo Simone e vediamo, insomma, come ci si muove a livello di Abruzzo per quanto riguarda la moda. Certo. Perché non è facile anche capire quali sono le location, un conto vivere in una grande città che ha degli spazi che rendono possibile questo, e poi ci deve essere molto lavoro perché vanno adeguati, insomma c'è un bel po' di cose alle quali provvedere. Dunque noi vi ricordiamo intanto che sabato alle 18 c'è la sfilata presso il centro commerciale Arca Pescara, Spoltore. Perciò chi volesse assistere alla sfilata, insomma, basta trovarsi là, si fa una bella passeggiata, poi ci sono i negozi, unisce utile e dilettevole. Dopodiché la prossima settimana vi porteremo anche il reportage preciso di quello che succederà sabato. Nel frattempo vi auguriamo, insomma, di continuare questa giornata di riposo. Noi, insomma, ci siamo dati da fare, ma non è così faticoso, dai. No, è comunque un salotto, è il nostro bistro. Prossima settimana, forse, se non cambia idea, torna anche Giulia da Miami, credo. Se ne va. Tornerà? Martedì sera, dici? Torna. Sì. No, perché torna, questo studio aspetta te. È vero, Jessica, cosa cambia? Torna, questo studio aspetta. Non ha neanche bevuto, forse non ha neanche pranzato, non lo so. No, ma lei è di natura. Allora, per chi, insomma, volesse rivedere la puntata, potete andare sempre sul sito di tv6.it, trovate tutte le puntate, su YouTube Bistro 2.0 con la data di oggi, perciò 25 aprile. Io ringrazio tantissimo i miei ospiti, Simone Raciocco, Jessica Peacock. Grazie a te, grazie a tutti. E insomma, l'appuntamento con Bistro.0 è per giovedì prossimo, e Bistro a quattro zampe, ci vediamo tra poco. Grazie a tutti.